Europea International. Come in diverse località nel mondo, anche dagli Stati Uniti provengono da parte di cittadini italiani residenti in quel paese diverse lamentele in merito ai servizi consolari, ritenuti spesso troppo lenti e farraginosi. Ma come si spiega questo fatto? Lo abbiamo chiesto al deputato Cristian Diego Di Sanso, eletto nel collegio Nord e Centro America. Ecco cosa Di Sanso ha dichiarato a Rea International. Sì, in tutta la circoscrizione che rappresento, la ripartizione che rappresento, che è il Nord Centro America, i servizi consolari ritornano sempre come una delle questioni di maggiore priorità per i nostri consolati e per le nostre comunità all'estero, spesso perché in paesi come il nostro, come i nostri, dove il costo della vita è molto alto, innanzitutto c'è una scarsa possibilità di attirare molti contrattisti, cioè personale a contratto. Inoltre il personale diventa molto poco presso le sedi consolari rispetto a quali sono le reali esigenze. Da questo stiamo continuando a farci sentire come voce in Parlamento e nelle istituzioni, proprio per cercare di aumentare il contingente di personale nel Nord e Centro America. Speriamo che alcuni successi li abbiamo già ottenuti nelle leggi di bilancio e speriamo di continuare a ottenerli. Insieme a questo, ovviamente, la valorizzazione della nostra comunità all'estero, sia attraverso l'iniziativa del turismo delle radici, che vorremmo che fosse affrontata in maniera più seria in modo da avere un vero coinvolgimento delle nostre comunità all'estero, e tutto il settore della ricerca scientifica, della ricerca in campo umanistico, che è molto importante in una realtà come in Nord America, insieme alla valorizzazione del nostro Made in Italy, che diventano due priorità su cui le nuove comunità, le nuove generazioni vogliono far sentire la propria voce e credo siano una grande risorsa, un grande patrimonio dell'Italia per il mondo.